I consiglieri regionali Silvio Paolucci e Antonio Blasioli hanno presentato questa mattina a Pescara l'interpellanza e gli emendamenti del Partito Democratico che saranno discussi durante la sessione di bilancio in programma venerdì prossimo. I temi trattati sono la nuova sede della Regione Abruzzo, il futuro dell'Università e dell'ex COFA. Come Partito Democratico abbiamo presentato due emendamenti al documento di economia e finanza regionale del 2020-2022, cioè il vero programma di mandato di questo Consiglio regionale. Con il primo emendamento ribadiamo la necessità di una sede unica della Giunta regionale a Pescara. È fondamentale per garantire decoro e dignità alla sede della Regione, a chi ci lavora e naturalmente agli utenti. Voglio ricordare che solo sulla città di Pescara siamo divisi in 7 sedi della Giunta regionale, una tra l'altro quella di Viale Bovio, inagibile, quindi riteniamo fondamentale avere una sede nella città di Pescara che sia ben collegata con gli assi viari di ingresso e di uscita della città e che possa riqualificare un quartiere importante come il quartiere 3. Di questo avviso era anche il sindaco Masci che nel proprio programma di mandato diceva appunto nella zona ovest di localizzare la sede unica della giunta regionale. Nel DEF, cioè in questo programma di mandato del Consiglio regionale, non c'è scritto nulla né della realizzazione della sede unica a Pescara né della sua localizzazione e invece il sindaco pare abbia già smentito il suo programma di mandato con cui ha vinto, definendo invece possibile la localizzazione della sede unica della Regione all'interno dell'ex COFA. Con il secondo emendamento invece chiediamo che la parte di Regione Abruzzo all'interno dell'ex COFA, cioè 22.600 metri quadri, sia ceduta alla città di Pescara gratuitamente per una destinazione turistica commerciale da decidere con tutta la cittadinanza.